Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del canale. Nel video di oggi andremo a parlare di timing. Allora, è una cosa che può risultare un po' difficilotta da capire, infatti queste qui diciamo che sono le regole avanzate, però è molto importante, come tutte le cose, insomma, del gioco, sono importanti e vanno sapute. Allora, c'è una differenza. Prendiamo due carte. Questa qui è Edea e questo qui è Penten. Allora, abbiamo Penten. Cosa dice l'effetto? Adesso, magari se lo mette a fuoco, eccolo qua. Quando questa carta... Ok, ci basta questo. Ci sono due tipi di carte. Ci sono carte che hanno effetti con quando e carte che hanno effetti con il se. Allora, che in inglese corrispondono a if e when. Quindi questa qui è una carta con il when, quindi con il quando. E dice quando questa carta viene mandata dal tuo deck, cioè quando viene mandata al cimitero, puoi bandire questa carta dal cimitero, evocare specialmente un Penten, il clown oscuro, dalla mano o deck. Invece andiamo a vedere Edea, quello che ci interessa è l'ultimo effetto, quindi se questa carta viene mandata al cimitero, quindi questo qui è un if. Puoi scegliere come bersaglio una delle tue carte, magia, trappola, monarca, monarca, banditi, aggiungila alla tua mano. Quindi qui c'è una grandissima differenza. Quindi facciamo degli esempi. Allora, noi abbiamo Penten, il clown oscuro, in posizione di attacco. In mano abbiamo Demone della Vanità, che è un mostro di livello 6, quindi richiede un tributo. Noi possiamo tributare Penten, quindi lo mandiamo al cimitero e ci evochiamo Demone della Vanità. Quindi qualcuno mi dirà che dobbiamo attivare l'effetto di Penten perché dice quando questa carta viene mandata al cimitero, la banniamo e ci evochiamo specialmente un Penten, il clown oscuro, quindi un altro, dalla mano o dal deck. Però non possiamo farlo perché? Perché il when, quindi il quando, perde il timing. Vuol dire che quando questa carta, quando si verifica, insomma, su questa carta la condizione del quando, quindi del when, non devono accadere altre cose sul terreno, quindi non devono essere evocati mostri e non possono essere attivate altre carte, altrimenti l'effetto di Penten viene considerato invalido perché si dice che ha perso il timing e quindi l'effetto non si attiva, perché diciamo che appunto ha perso il tempo, è in ritardo. Quindi, se noi abbiamo Penten e lo offriamo come tributo, evochiamo Demone, l'effetto di Penten non si attiva, perché c'è il when. Se invece abbiamo Penten, non lo so, scoperto in posizione di attacco e una carta ce lo distrugge, ad esempio il nostro avversario ci tira un buco nero che ce lo distrugge, la carta va al cimitero, non si verificano altre cose e noi ci evochiamo il nostro Penten da mano o da deck. Ora andiamo a vedere invece Edea. Edea è un if, quindi un se. Noi ce l'abbiamo in posizione attacco. Allora, noi stessa cosa, la offriamo come tributo, la carta, e ci evochiamo Demone della Vanità. Quindi l'effetto di Edea, visto che è stata mandata al cimitero, si attiva. Perché? Eccolo qui perché. Perché noi abbiamo insomma una carta bannata, comunque. Una carta monarca monarchi. L'effetto di Edea ci dice che quando viene mandato al cimitero, sì, quando, scusa, se viene mandato al cimitero, possiamo prenderci alla mano una carta. E noi ce la possiamo prendere in mano. Perché? Perché non ha perso il timing. Invece, Penten, cosa accadeva? Noi evocavamo Penten, poi nel turno successivo, insomma, lo offrivamo come tributo, evochiamo Vanity. Penten non si attivava perché cosa era successo? Aveva perso il timing perché sul terreno era stato evocato un mostro, ossia Demone della Vanità. Nel caso invece di Edea, noi abbiamo Edea in posizione di attacco, offriamo come tributo, ovviamente, quando possiamo, evochiamo Demone della Vanità,
E l'effetto di Edea si attiva anche se è stato evocato un mostro, perché abbiamo come condizione il se. E quindi noi attiviamo l'effetto, si attiva l'effetto di Edea e ci aggiungiamo alla nostra mano il nostro primordiale monarca. Ora abbiamo una cosa importante da dire, insomma, trovo spazio adesso perché mi è capitato di mano Edea. Gli effetti con puoi oppure senza il puoi. Ad esempio, qui Edea è una carta che dice: quando questa carta, insomma, se questa carta viene mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta monarca monarchi e ce la aggiungiamo in mano. Quindi vuol dire che se noi non abbiamo monarca monarchi, questa è una carta bandita, non succede nulla. Edea va al cimitero. E appunto non ci aggiungiamo nessuna carta. Oppure possiamo avere una carta bandita, monarca monarchi. Facciamo finta che è bandita, eh. Lei va al cimitero per evocare Vanity. E noi possiamo scegliere di non prenderci il primordiale monarca dalle carte bandite alla mano. Perché c'è il puoi, che appunto in inglese è il can. Facciamo un altro esempio. Allora, noi abbiamo uno per uno, sempre su questa storia del puoi. Manda un mostro, ci dice l'effetto, dalla mano al cimitero, evoca specialmente un mostro di livello 1 dalla mano dal deck. Se noi quindi attiviamo uno per uno, possiamo tranquillamente scartare un mostro. Ed evochiamo specialmente un mostro livello 1 dal deck e ci evochiamo Edea, per esempio. E possiamo, perché noi abbiamo Edea nel nostro deck. Se invece noi non abbiamo nessun mostro di livello 1 in mano o nel deck, questa carta non può essere attivata, perché non c'è scritto puoi evocare specialmente un mostro, ma evoca specialmente. Quindi quando tu fai quella determinata cosa, tu devi evocarlo. Se non puoi evocarlo, questa carta non la puoi attivare. Quindi è una cosa, una sottigliezza, però è molto importante. Quindi, detto questo, ci possiamo anche salutare qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, commentate, condividete, lasciate like. Se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina. Se avete qualsiasi domanda, me la potete fare qua sotto nei commenti. Detto questo, io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi!